Solamente 7 nuovi contagiati dal coronavirus ieri sera in Sardegna, 6 dei quali a Sassari e 1 a Cagliari. Salgono invece a 98 i decessi. Numeri incoraggianti che dovrebbero finalmente toccare quota zero tra 5 giorni, secondo alcune analisi statistiche. Proprio per questo netto miglioramento dei contagi, il sindaco di Sassari Campus ha preparato un'ordinanza comunale che entrerà in vigore domenica 26 aprile e che concederà finalmente la possibilità ai cittadini di uscire per svolgere attività fisica in solitaria e nei pressi della propria abitazione, mantenendo comunque l'obbligo di distanza di almeno 1 metro dalle altre persone. Sassari aveva adottato da subito misure più restrittive rispetto a quelle previste dai DPCM, come il divieto di attività fisica all'aperto o la chiusura dei parchi pubblici, ma poi anche le normative nazionali hanno ristretto le maglie dei divieti. Ora il primo step verso il ritorno alla normalità. Proprio Sassari sarà la prima città sarda da dove partirà l'indagine epidemiologica sulla diffusione del coronavirus. Il comitato scientifico lo ha presentato all'assessore alla sanità Nieddu e la somministrazione di 40.000 test anticorpali dovrebbe iniziare lunedì prossimo. Si parte nei comuni ad incidenza a zero contagi per capire se il virus sta circolando, poi si passerà al resto della popolazione. In merito ad un presunto caso positivo sierologico nel comando della polizia locale di Sassari, l'amministrazione comunale specifica che dall'agente in questione non è stato eseguito nessun tampone per la ricerca del virus nei giorni scorsi, ma lo stesso ha presentato un referto di un esame sierologico fatto da lui privatamente. È il caso di ricordare che il test al quale l'uomo ha deciso volontariamente di sottoporsi attesta unicamente se un soggetto è entrato precedentemente in contatto con il virus e non se il soggetto sia realmente portatore del virus e contagioso. L'esame è stato eseguito nei giorni scorsi e il risultato gli è stato consegnato ieri all'attenzione del comando. Nel momento in cui ieri mattina ha presentato il referto all'attenzione del comando, quest'ultimo gli ha chiesto di non rimanere in servizio, ma di andare immediatamente dal medico che avrebbe stabilito quali comportamenti adottare. Contestualmente l'amministrazione ha inviato la segnalazione al Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Pubblica dell'ATS, chiedendo che l'agente fosse immediatamente sottoposto a tampone per la ricerca del virus, esame eseguito nel primo pomeriggio. Nel frattempo il medico gli ha prescritto 15 giorni di isolamento fiduciario. Si è riunito questa mattina alle ore 9 presso la sala Lanciu del Comando Provinciale della Polizia Municipale il Consiglio Comunale di Sassari dopo una pausa delle attività consiliari durata 45 giorni. L'ordine del giorno prevedeva le pratiche di riconoscimento dei debiti fuori bilancio approvate stamattina a maggioranza e la mozione del consigliere Panu che prevedeva l'istituzione di una commissione speciale Covid-19 che invece non è stata approvata dopo la votazione di questa mattina. Nonostante la macchina comunale non si sia mai fermata in questo lungo periodo di blocco per il Covid, oggi riprendono i lavori del Consiglio Comunale. Pensa che sia più un atto dovuto che si riprenda oggi oppure una necessità? Ma è un atto dovuto in quanto ci sono da discutere delle pratiche indifferibili e urgenti che sono i debiti fuori bilancio. Abbiamo quindi colto l'occasione per inserire, come deciso in conferenza dei capigruppo, anche una pratica che era stata richiesta dalla minoranza ed è stata approvata il suo inserimento all'unanimità dalla conferenza dei capigruppo, che è la richiesta dell'istituzione di una commissione Covid. Questo lo avete già visto anticipatamente, ovviamente, in commissione? No, oggi arriva in consiglio questa proposta che è il consiglio, l'organismo che può istituire le commissioni speciali e quindi questa discussione oggi sarà un momento importante di questo consiglio. Sassari si prepara alla cosiddetta fase 2. Come procede? Cosa si sta pensando di fare per il rilancio, soprattutto dal punto di vista economico del nostro tessuto sociale? Ma è chiaro che si attendono le disposizioni nazionali per questo e anche quelle regionali. Poi è chiaro che il timore c'è, no? Nessuno conosce il futuro, non sappiamo chiaramente fino a che punto questa riduzione di contagi sia dovuta al distanziamento sociale piuttosto che a una riduzione della forza del virus. Quindi c'è sempre timore quando si cambiano delle situazioni, quando soprattutto non si conosce l'impatto futuro. E quindi però piano piano speriamo di riavvicinarci a quella che può essere considerata la normalità, quale poi non lo sapremo. Il Consiglio Comunale da oggi in poi verrà nuovamente convocato con le solite cadenze oppure anche lì ci sarà
insomma, un po' qualche ristrettezza in più. Questo lo decideremo di volta in volta nella conferenza dei capigruppo. Chiaramente c'erano delle ragioni di carattere sanitario che necessitavano una sospensione che non c'è stata soltanto a Sassari, ma c'è stata in tutta Italia. E quindi piano piano speriamo che anche questo sia un segnale di ripresa, soprattutto della normalità. Insieme all'assessore Antonello Sasso, un riepilogo della situazione dal punto di vista socio-assistenziale in questo momento, buoni, tutti gli aiuti che il Comune sta fornendo e fornirà alla cittadinanza. Sì, allora, tanto c'è sempre una certa preoccupazione perché finché non riprenderanno tutte le attività, soprattutto le attività produttive, è chiaro che l'amministrazione è impegnata sul fronte proprio della solidarietà. Lo stiamo facendo naturalmente non da soli, lo facciamo con tante associazioni che in questo momento collaborano con noi e questo ci dà insomma anche conforto, perché stiamo riuscendo praticamente ad sostenere tutte quelle famiglie che in questo momento sono in difficoltà, sia attraverso appunto consegna dei viveri, ma anche attraverso l'erogazione di quel sostegno economico sia da parte dell'amministrazione regionale sia da parte del governo centrale. Le difficoltà ovviamente sono tante, tante famiglie sono in difficoltà in questo momento, ma noi stiamo facendo tutto il possibile per alleggerire questo disagio, sperando naturalmente che dopo il 4 di maggio cambi davvero qualcosa. Si è andato incontro a qualche difficoltà al lato della distribuzione, che ne so, dei buoni spesa oppure del sussidio degli 800 euro? Ma tanto bisogna sempre contestualizzare il tutto. Noi ci troviamo davanti ad un'emergenza che è unica negli ultimi 100 anni e quindi abbiamo dovuto un po' affinare la macchina durante la corsa, ovviamente. Le difficoltà ci sono sempre quando si affrontano emergenze di questo tipo, però la scelta era o far aspettare l'utenza anche in considerazione del fatto che eravamo proprio allo scadere a pochi giorni dalla Pasqua, oppure consegnare i buoni prima del periodo pasquale e consentire a tutti di trascorrere da questo punto di vista una Pasqua un pochino più serena. È chiaro che i problemi ci sono stati quando si affrontano e quando si devono consegnare una mole così importante di buoni. Ricordiamo che i buoni sono stati consegnati per un ammontare di circa 800.000 euro e quindi insomma i buoni erano tanti, le persone che hanno richiesto i buoni erano tantissime, perciò abbiamo cercato di affrontare i problemi nel miglior modo possibile. Probabilmente in qualche caso possiamo aver anche avuto delle criticità, però ripeto, siamo in una situazione di emergenza e siamo anche giustificati un po' da questo. Carla Fundoni, oggi riprendono i lavori del Consiglio Comunale. Lo ritiene più un atto dovuto oppure una necessità? Un atto dovuto nel senso che dopo tutte le sollecitazioni che sono state fatte al Presidente del Consiglio Comunale? Ma diciamo che le polemiche non servono, serve lavorare, la città ha bisogno delle risposte, speriamo che da oggi ci venga data la possibilità a tutti di lavorare per dare le risposte. Il Consiglio Comunale può lavorare anche in ambienti che non ritengano necessaria una convocazione formale, all'amministrazione trovare gli strumenti per farci lavorare. Noi abbiamo fatto una proposta come centrosinistra, vediamo se oggi questa verrà accolta e le modalità nelle quali poi da oggi tutti insieme potremo lavorare per dare le risposte di cui la città ha estrema necessità. Secondo lei come ha lavorato l'amministrazione nel gestire questo momento di così grande emergenza? Parliamo di una situazione sicuramente straordinaria. Noi abbiamo più volte sollecitato l'amministrazione e stimolato l'amministrazione rispetto a delle cose che secondo noi potevano essere fatte meglio, gestite meglio, dalla comunicazione con la città che per noi deve essere più significativa, ci vuole più presenza, a quelle che sono poi diciamo così, le decisioni che sono state assunte in merito a tanti temi. Non siamo qui per fare polemiche sterili, stiamo qui per renderci collaborativi, operativi, perché siamo consapevoli della criticità del momento. Quindi tutto ciò che abbiamo proposto è sul tavolo e speriamo che queste proposte possano essere prese in considerazione dall'amministrazione. Ritenete sia necessaria la figura di un commissario per questa emergenza? Commissario da che punto di vista? Per l'emergenza. Beh,
Io credo che l'amministrazione abbia tutti gli strumenti e tutte le figure che possono risolvere tranquillamente e prendere in mano la situazione come lo si sta facendo. Noi siamo qui con delle proposte serie, partiamo da quelle perché finora non abbiamo avuto la possibilità di avere nessun confronto, quindi confrontiamoci innanzitutto, poi sui commissari si ragionerà un secondo momento. Ogni anno, il 23 aprile, ricorre la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore, che commemora la morte avvenuta nel 1616 di tre grandi autori della letteratura universale, Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso. Si è sentito il bisogno di dedicare una giornata per vari motivi, per valorizzare l'importanza della lettura, troppo spesso dimenticata, ma è elemento fondamentale per stimolare la creatività e aiutare la crescita personale e collettiva, per non dimenticare e cercare di cogliere attraverso le parole ciò che anima davvero l'essere umano e governa la realtà. Il libro e la lettura rappresentano infatti un mezzo indispensabile di approfondimento e di conoscenza di noi stessi, degli altri e del mondo. E soprattutto in periodi di incertezza e precarietà ci aiutano a guardare avanti con fiducia in noi stessi e nel domani. Ieri, come ogni anno dal 1996, anno in cui è stata istituita l'UNESCO, si è celebrata una giornata permeata di un significato simbolico e ideologico, che promuove la lettura e la pubblicazione di libri, ma anche la protezione della proprietà intellettuale attraverso il copyright, il diritto d'autore. Già Re Alfonso XIII, il 6 febbraio 1926, decise di promuovere con un decreto una giornata del libro spagnolo, celebrata in tutta la nazione. Inizialmente fu fissata nella data del 7 ottobre, ma nel 1931 fu spostata al 23 aprile, giorno della festa del patrono della Catalogna, San Giorgio. In questa giornata è tradizione in Spagna che gli uomini regalino alle proprie donne una rosa, facendo così libero riferimento alla leggenda legata al santo. Si narra infatti che San Giorgio uccise un drago e salvò una principessa del suo villaggio, e il sangue versato si trasforma in un campo di rose. Divenne quindi consuetudine tra i librai catalani unire entrambi gli intenti e dare in omaggio una rosa ai clienti per ogni libro comprato. La tradizione fa sospirare, ma non solo per la poesia della leggenda, quanto per il significato più intimo e profondo. Si può giocare alla PlayStation, guardare la televisione, leggere ebook, ma non possiamo dimenticare il piacere di tenere un libro fra le mani, sentire il profumo della carta, sentirne la consistenza, vedere le parole che costruiscono mentre si volta la pagina. La tecnologia è bellissima, mai utile come in questo momento, ma una cosa non esclude l'altra. Sarebbe una grandissima perdita altrimenti. Salve a tutti, oggi parliamo dell'Amazzone Fronte Blu. Già il nome ci identifica una caratteristica estetica di questo pappagallo. Vedete che appunto la parte frontale, quindi sopra il rachide superiore, quindi sopra la parte più grande del becco, potete notare un colore blu particolarmente acceso. Questo proprio è una caratteristica di questa specie di pappagallo, che come potete notare invece il resto del piumaggio ha un colore di tipo verde e giallo, quindi con varie sfumature. In particolare questo pappagallo, questo allevatore, è andato anche a selezionare dei soggetti che hanno un giallo particolarmente anche diffuso su tutto il piumaggio, dando una caratteristica a questa razza ovviamente molto 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 caratteristica. È anche questo un animale allevato a mano, quindi particolarmente docile, e come potete notare appunto ha un'estrema confidenza anche con quella che è l'essere umano, pur non conoscendomi diciamo direttamente, in quanto appunto non sono io il suo allevatore, ma comunque ha una confidenza con me particolarmente sfrontata, diciamo così. Anche questo, come pappagallo di grande dimensione, questi vengono definiti pappagalli di grande taglia, possono essere allevati come pet, quindi come animali sempre da compagnia, con tutte le raccomandazioni che abbiamo visto anche in precedenza con il cenerino, quindi comunque sempre l'importanza di dare il giusto tempo, quindi la giusta presenza a questi soggetti che appunto hanno comunque bisogno di attenzioni e di cure che sono appunto indispensabili. Ora sta giocando con il mio dito.
Vedete, ecco, in questa immagine riusciamo a vedere benissimo una particolarità che è un obbligo di legge, cioè l'anello inamovibile alla zampa. Questo anellino, come potete notare, può essere messo all'interno della zampa del soggetto solo in una determinata epoca di crescita, cioè nel primo periodo, e questo anello appunto simboleggia la nascita in cattività del soggetto stesso, e quindi ci identifica che questo soggetto è, non è stato appunto preso in natura, quindi bracconato, e quindi con tutti quelli che sono i danni che si vanno poi a creare all'ambiente naturale. Una nota sull'alimentazione: i pappagalli adorano la frutta, ok? La frutta che tipicamente viene data ai pappagalli sono le mele, ok? Che è quello, diciamo, il frutto che si trova 365 giorni all'anno. Ma vi ricordo una piccola particolarità: i semi delle mele sono terribilmente tossici per tutti i pappagalli, quindi ricordatevi, quando decidete di dare della frutta ai vostri pappagalli, di togliere la parte del torsolo, quindi la frutta sempre ben lavata e fresca, e di togliere comunque la parte del torsolo interno della mela, quindi eliminare i semi prima di darli comunque come alimentazione ai nostri pappagalli. Altra particolarità: evitate di dare solo semi di girasole, per i problemi che abbiamo visto prima anche nelle altre specie di pappagalli, cioè quello di dare poi delle incompatibilità, o meglio delle patologie al fegato dei pappagalli stessi. Alla prossima puntata. L'Associazione di Oncoematologia Maria Angela Pinna Onlus organizza la raccolta fondi per Sassari, azienda ospedaliera universitaria, per l'acquisto di un ventilatore polmonare e altre attrezzature fondamentali. Confcommercio, imprese per l'Italia Nord Sardegna e Io Compro al Centro, per l'emergenza coronavirus presentano Dona Anche Tu, una raccolta fondi destinati alla sanità. TG Informazione ed Approfondimento. Orari di messa in onda dalle 13 alle 15.30, dalle 19 alle 20.45, ultima edizione dalle 23.30, in onda 24 ore su 24 sul canale 115 Libera TV del Digitale Terrestre.